Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri, la trasmissione che è stata pensata e voluta dagli uffici per le comunicazioni sociali della Regione Ecclesiastica Ligure. Questa è una puntata speciale, la dedichiamo interamente a raccontarvi che cosa è accaduto mercoledì 15 febbraio a Chiavari e a Genova, quando in occasione della memoria di San Francesco di Sales ci sono stati due appuntamenti formativi importanti rivolti agli operatori del mondo della comunicazione, ma poi a tutti i fedeli, laici e presbiteri. Allora, al mattino a Chiavari il primo appuntamento è stato un corso di formazione dedicato appunto agli operatori della comunicazione sul tema del messaggio di Papa Francesco per la giornata delle comunicazioni sociali, parlare con il cuore. Relatori Gianni Borsa, che è corrispondente di Agensir da Bruxelles, e Fabio Bolzetta, giornalista, inviato di TV2000 e presidente di WECA, l'associazione dei webmaster cattolici. Nel pomeriggio poi a Genova invece Uxi Liguria, in collaborazione con il Centro Culturale San Paolo di Genova, ha presentato la Chiesa nel digitale con il docente del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa, Andrea Tomasi, e ancora una volta con Fabio Bolzetta. Temi che riguardano il mondo delle comunicazioni, ma che in realtà riguardano tutti, soprattutto per la parte relativa alla presenza di fedeli nel mondo digitale, che è un ambiente più che uno strumento ormai, ma ne parleremo tra poco e lo facciamo ringraziandolo fin da subito con Don Giovanni Benvenuto, che è sacerdote parroco di Santa Maria Assunta Rivarolo e presidente dell'associazione Qumran. Benvenuto Don Giovanni, benvenuto. Grazie, ciao Emanuela, ciao a tutti. Allora, per entrare subito nel tema della trasmissione, iniziamo mostrandovi il primo servizio che abbiamo realizzato la mattina a Chiavari e sentendo una brevissima intervista a Gianni Borsa, corrispondente di Agensir da Bruxelles. Quale sguardo di carità oggi nei confronti delle tante informazioni che ci arrivano ogni giorno e di fronte alle quali a volte è difficile orientarsi? Il primo sguardo del giornalista deve essere quello di chi si mette in ascolto della realtà, che la fa propria, la vive, deve sentirsi parte di una comunità. Questa è la prima carità del giornalista. La seconda è quella di comprendere ciò che deve raccontare per essere il più possibile capace di raccontare una realtà vera, non inventata come spesso ci accade. Questo significa anche essere partecipi di una realtà che ha lo sguardo puntato sulla società, sui cittadini, sulle persone che stanno attorno a noi, che ancora si affidano ai mass media, vogliono conoscere ciò che sta attorno a loro per essere cittadini a tempo pieno e pienamente delle società in cui viviamo. A noi giornalisti chiede un salto di qualità sul versante della professionalità, della formazione, della informazione di qualità. Ecco, lavorare in un'agenzia in un momento in cui approfondire la verità a volte richiede tempo, però voi dovete essere anche tempestivi, quindi insomma come si coniugano queste cose? Tante volte non si coniugano, la velocità non è sempre d'aiuto per chi fa giornalismo, però è anche vero che si trovano, volendo, gli spazi e i tempi per capire ciò di cui devi scrivere e raccontare, ci devi pensare un attimo e poi saltare fuori con i tuoi take. Il nostro lavoro è fatto sia di take ma anche di editoriali, di interviste, quindi gli spazi per approfondimento comunque ci sono. Allora, Don Giovanni, era piuttosto breve questa intervista, quello che mi ha colpito in realtà poi nella relazione Gianni Borsa ha detto tantissime cose, però nell'intervista ha detto una cosa che scivola un po' via ma secondo me è fondamentale: la prima carità del comunicatore è mettersi in ascolto della realtà. Ecco, lei da tanti anni abita l'ambiente digitale. Oggi mi chiedevo, nella rete, in internet, è ancora possibile ascoltare l'altro? Bella domanda, Emanuele. Non è facile rispondere perché, intanto l'ascolto non è mai facile, eh? Non è mai facile mettersi nei panni degli altri, mettersi in ascolto e cercare di cogliere un po', come diceva già il Concilio Vaticano II tanti anni fa, le speranze, le aspettative, le difficoltà delle persone. E
In rete effettivamente a volte succede anche, a volte in modo un po' paradossale, lasciami dire, che le persone magari buttano fuori quello che hanno dentro senza i filtri che a volte invece nella vita reale abbiamo, no? Quando comunichiamo tra di noi. E allora dietro magari a tanti messaggi, a volte anche eccessivi, no? Come dire, è importante cercare di capire cosa c'è dietro, no? Provare a immaginare il disagio che c'è, oppure le speranze, le difficoltà, a volte la rabbia, la paura, la tristezza. Poi di questi tempi, no? Sono tante le emozioni che ci corrono nel cuore. Allora, davvero mettersi in ascolto è importante e direi anche accompagnare poi comunque con un messaggio che aiuti ad andare un po' oltre a queste sensazioni a volte così un po' estreme, come dire. Dell'ascolto. E poi le volevo chiedere un'altra cosa, ma è possibile nella rete fare comunità? Allora, tra le parole della rete c'è community, d'accordo? Però mi chiedevo se è possibile fare comunità, cioè ritrovarsi in relazioni poi autentiche in questo ambiente dove ormai vive la stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Emanuele, la relazione autentica che cosa vuol dire, no? Anche le nostre relazioni, diciamo, faccia a faccia, sono sempre così autentiche, sono sempre così profonde, così rivelative di quello che siamo, riusciamo sempre ad andare incontro all'altro a cuore aperto e a scambiare qualcosa di profondo. Allora da questo punto di vista direi che forse anche nella community è possibile entrare in relazione profonda. Sicuramente non è facile, ecco, non è facile perché a differenza della relazione, diciamo, che possiamo avere con una persona, diciamo così, in carne ed ossa, no? C'è la componente non verbale, c'è il tono della voce, ci sono le espressioni del volto, del corpo, no? Che arrivano e che comunicano un po' le emozioni al di là del contenuto, diciamo, puro che uno dice delle parole. E questo, specialmente nel messaggio scritto, a volte non è possibile che arrivi, no? E quindi la community può essere un luogo in cui ci si ritrova con stessi interessi, oppure ci si ritrova perché ci sembra che, come dire, l'altra persona o le persone abbiano un po' la stessa sensibilità che abbiamo noi. Però penso che sia importante proprio tenere presente che c'è un po' questo limite, no? Nella comunicazione online. E quindi la community può diventare comunque un luogo di scambio di idee, a volte anche di messaggi profondi, ecco, però avendo sempre presente un po' di non confondere, ecco, i due tipi di comunicazione, perché se noi ce l'abbiamo presente, allora forse la comunicazione andrà comunque senza illusioni, no? Nella giusta direzione. E poi magari se si tratta di community che hanno però anche un corrispettivo nella vita reale, come può essere la community di una parrocchia, allora in quel caso sì, sicuramente può essere un punto di partenza perché dalla community poi si arrivi alla comunità. Ecco, grazie Don Giovanni, perché su questo si è ragionato a lungo nel pomeriggio di mercoledì a Genova, nella presentazione del libro La Chiesa nel digitale. Don Giovanni ha parlato in maniera molto appropriata di consapevolezza, in sostanza, e poi di annuncio che porta a ritrovarsi in una comunità reale. Ed è stato un po' questo il tema dell'incontro del pomeriggio organizzato dall'Unione Cattolica della Stampa Italiana, che ha come missione quella della formazione dei suoi aderenti, ma non solo, e in collaborazione con il Centro Culturale San Paolo di Genova. Due i relatori. Ora vediamo l'intervista al primo, Andrea Tomasi, che è docente al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa e che ci parla proprio di consapevolezza. Ci sono tantissime sfide che il mondo digitale apre anche di fronte alle comunità cristiane. Cosa non abbiamo ancora capito? Non abbiamo ancora capito quello che le macchine effettivamente riusciranno a fare e ciò che invece fa parte dell'immaginario della fantascienza che poi diventa immaginario collettivo.
nel senso che tendiamo a volte a pensare che le macchine arriveranno a fare qualsiasi cosa, a provare emozioni, a decidere da sé quello che devono fare. In realtà alcune cose non le potranno fare, anche il metaverso stesso è un mondo immaginario che è difficilissimo realizzare tecnologicamente, che però in parte è già fatto, ci sono già alcuni, diciamo, pezzi di metaverso in cui possiamo stare oggi. Allora la domanda è: come mai ci viene suggerito un mondo in cui la prevalenza sarà delle macchine rispetto alle persone umane? Un mondo in cui ci viene fatto pensare che sarà l'uomo ad adattarsi alle macchine e non le macchine a mettersi al servizio dell'uomo. È necessario per la Chiesa abitare questo ambiente digitale? È necessario perché oggi la vita di ogni persona si svolge in larga parte nel mondo digitale. Quando si dice on life, per intendere una giornata in cui il periodo di connessione in rete e il periodo di vita staccati dalla rete sono intervalli della stessa giornata della stessa persona, intendiamo appunto un modo nuovo di vivere la vita di tutti i giorni. E la vita di tutti i giorni di ogni persona è un'attenzione costante della Chiesa. La Chiesa si rivolge alle persone concrete. Se le persone concrete vivono in questo mondo, la Chiesa entra in questo mondo per essere vicina alle persone. Ecco, Don Giovanni, nella sua relazione, che poi è stata molto lunga e anche articolata, una vera lezione, ecco, dal contenuto formativo importante, Andrea Tomasi ha parlato moltissimo di consapevolezza e ha offerto degli scenari, no, di quello che potrebbe essere poi l'evoluzione del mondo digitale in rapporto alle nostre esistenze. Io mi chiedevo proprio questo, no? Oggi nelle nostre comunità come allenarsi alla consapevolezza, cioè educare questo spirito critico nello stare in rete? È un tema che interessa davvero tutti, interessa gli insegnanti, i catechisti, interessa i genitori, ovviamente, anche noi giornalisti. Intanto tu dicevi la parola evoluzione, no? Evoluzione è proprio una parola giusta, nel senso che nel mezzo informatico veramente, cioè io quello che faccio oggi, domani magari sarà già superato da un altro strumento, no? La stampa, la televisione, la radio, come dire, sono mezzi di comunicazione abbastanza, diciamo, costanti, no, nel tempo. Invece nella rete c'è davvero questa evoluzione velocissima, per cui anche chi magari da anni la frequenta si ritrova veramente da un giorno all'altro ad affrontare delle nuove sfide, dei nuovi temi e dei nuovi modi di comunicare che veramente sono molto, molto velocissimi, ecco. Un esempio è l'intelligenza artificiale, ChatGPT, di cui non so se avete parlato, no? Questo strumento che ti permette di fare domande e vedi questa chat che ti risponde come fosse un essere umano, ecco. Quindi evoluzione e senso critico devono sicuramente andare a braccetto. Sicuramente il progresso non si ferma, no? Nessuno di noi può mettere un freno a queste evoluzioni, ma è importante proprio abitarle in senso critico. Nel momento in cui esce un nuovo strumento, come dire, c'è l'entusiasmo a volte da una parte e la paura dall'altra, perché entrambe le cose, no, a volte convivono quando nasce qualcosa di nuovo, quando qualcosa si evolve. E allora avere uno spirito critico è importante non sedersi mai sulle nostre certezze, su ciò che sappiamo, ma aggiornarsi sempre. Tu dicevi, Emanuela, no, anche l'importanza da un punto di vista educativo, da un punto di vista, come dire, dello strumento, forse le giovani generazioni
possono insegnarci qualcosa, questi linguaggi possono farci capire come utilizzarle meglio, ma noi forse come educatori dobbiamo affiancarli proprio per aiutarli un po' a discernere, no? Questa evoluzione, cercando di cogliere tutto quello che di bello c'è e che crea entusiasmo, ma avendo sempre un occhio, come dire, alla nostra visione anche umana, relazionale, comunicativa. E cercando proprio di affiancarci. Ecco, quindi direi che nell'ambito educativo c'è un po' questo doppio binario, no? Loro magari le persone, le generazioni più giovani ci aiutano ad essere sempre pronti sul pezzo, stimolati ad accogliere le novità e noi forse dobbiamo aiutarli proprio in modo un po' più profondo, un po' più critico ad accogliere queste evoluzioni con consapevolezza. Ecco, su questo proprio c'è appunto l'aspetto della consapevolezza, c'è l'aspetto formativo, poi c'è l'aspetto della presenza della comunità cristiana nel digitale. Il libro La Chiesa nel digitale affronta proprio questo tema, anche raccontando delle cose che per qualcuno potranno sembrare scontate, per esempio come si crea un account di Facebook. E nel libro vengono citate tra le buone pratiche di presenza nel digitale due esperienze liguri, quella di Don Paolo Padrini della diocesi di Tortona, che ha creato un'app di preghiera, e quella di Don Giovanni Benvenuto, che è entrato nel mondo digitale con Qumran. E allora, tra poco ne parleremo, Don Giovanni, ma prima vi mostro su questo l'intervista a Fabio Bolzetta, che è presidente dell'associazione Webmaster Cattolici, che ha curato insieme ad una decina di altre colleghe e colleghi la pubblicazione del libro La Chiesa nel digitale. Come comunicare in rete la buona notizia? Ovvero, basta un sito internet per ogni parrocchia? Beh, la soluzione di essere presenti come chiesa nel digitale non ha come soluzione quella di puntellare le parrocchie con un sito internet sul web per dire ci siamo e come ci siamo. Alla crescita anche quantitativa dei siti di ispirazione cattolica e dei siti parrocchiali nel particolare, non è seguita sempre un'attenzione alla formazione e alla qualità. La sfida grande è nella presenza. Come ci ricordano i messaggi del Papa per le giornate mondiali delle comunicazioni sociali, è guardare al digitale come uno spazio e un luogo di relazione, di incontro, ascolto, per poi comunicare col cuore. La Chiesa nel digitale è anche uno strumento utile. C'è bisogno di provare ad imparare cose nuove per entrare in questo che è un ambiente. È un'opportunità grande, su 8 miliardi di persone nel mondo, più di 5 sono su internet. Se questo, come dire, come numero può bastare a sottolineare quanto è importante e quanto è vasto e abitato il continente digitale. La Chiesa non è digitale, è Chiesa che può essere presente anche nel digitale per incontrare, essere vicina. I momenti più duri del lockdown ci hanno dimostrato che la Chiesa è riuscita, pur rispettando il distanziamento fisico, ad essere sempre vicina e dunque ad essere comunità. I social ci devono fare paura? No, però certo bisogna essere presenti con testa e cuore. Riprendiamo il messaggio del Papa, parlare col cuore. Il cuore è, come dire, un organo che va da sé, ma va allenato e non c'è testa senza cuore. Ecco dunque perché i tanti temi e rischi che ci sono, pensiamo alle fake news, pensiamo alle cosiddette filter bubble, cioè il rinchiuderci soltanto con chi la pensa come noi sui social, è un rischio grande. Non dobbiamo averne paura, ma dobbiamo certo avere una postura diversa, uno slancio che supera i pericoli anche purtroppo della polarizzazione a volte organizzata per cercare la relazione e l'incontro e di fatto la testimonianza. Don Giovanni, parliamo proprio di questo, della presenza della comunità cristiana nel digitale. Per la sua esperienza di questi anni attraverso Qumran, diceva Fabio Bolzetta che non ci si può limitare in rete a fare una bacheca parrocchiale, no? A mettere una serie di annunci che possono evidentemente essere fruiti tramite gli strumenti di comunicazione che oggi abbiamo tutti, ma che questo non basta e che quindi la presenza cristiana in rete deve essere viva, creativa e arrivare alle persone. Per la sua esperienza, questo però come si può fare? Ecco.
Ma per la mia esperienza, la presenza ad esempio di una comunità cristiana, una comunità parrocchiale, poi questa è un po' la mia esperienza, no? Perché sono parroco, l'esperienza può essere così, sì, qualcosa di più di una bacheca, perché è qualcosa di più vivo attraverso video, immagini, racconti di testimonianze della comunità cristiana. E questo forse può essere un po' in due binari, no? Nei confronti di chi fa già, diciamo, si identifica già nella comunità cristiana, allora questo diventa un po' un modo di abitare internet e ritrovare, no, in quel momento anche qualcosa che è importante nella vita, nella spiritualità, nell'esperienza cristiana del fedele, no? Per cui è importante che i parrocchiani, chiamiamoli così, no? Con questo termine un po' ombrello, i parrocchiani possano trovare una presenza e possano trovare un po' una conferma del fatto che la comunità è viva, possano essere anche informati da questo punto di vista. Vedo bene anche proprio la funzione della bacheca, no? Nel senso che faccio un esempio, no? Noi sacerdoti abbiamo un po' questa mania di dare 1.000 avvisi al termine delle messe, no? Di questi 1.000 avvisi forse tanti non vengono ascoltati, tanti passano in modo così automatico. Ecco di nuovo gli avvisi, no? Il fatto poi durante la settimana, nell'avvicinarsi di questi eventi, di ritrovarli o su WhatsApp, oppure su Telegram, oppure su Instagram o su Facebook, allora vuol dire che, insomma, il momento dell'avviso lo estendi e forse lo rendi anche un po' più fruibile, un po' più chiaro, no? Nella comunicazione che c'è tra la comunità e il singolo cristiano. E poi c'è invece l'aspetto proprio di far vedere che la comunità è viva anche a chi è magari un pochino ai margini, ma comunque in una qualche misura si ritrova in una qualche esperienza di fede, magari perché in passato l'ha vissuta, o magari la comunità a volte fa anche attività che non sono strettamente religiose, no? La comunità parrocchiale è inserita nel territorio e quindi dialoga con le istituzioni, dialoga con le altre associazioni, e allora anche lì può essere il modo di ritrovarsi, di darsi un po' visibilità a vicenda e creare un po' quei legami che certo poi vanno suggellati, come dire, con una stretta di mano, ora che è possibile nuovamente, no? Vivere un po' di più la presenza, credo che sia importante vedere un po' tutto quello. Questa è la mia idea, non so se tutti la condividono, ma vedere un po' questa presenza online come un pre-rapporto che poi può aiutare nel momento in cui ti incontri anche di persona, già ti sei conosciuto online, già hai avuto un po' un'infarinatura di come sei, di qual è la tua cultura, della tua comunità magari, e quindi poi è più facile anche un dialogo faccia a faccia. È uno di quelli che manda in diretta le celebrazioni. Nella pandemia questo è stato fondamentale per le nostre comunità, no? La possibilità di trasmettere la messa in diretta. Lei ha usufruito di questa possibilità oppure, non so, uno dei tanti sacerdoti che commenta la parola del giorno, la parola della liturgia del giorno attraverso i social o che lascia un messaggio? Insomma, come la utilizza lei la rete in particolare? Durante la pandemia l'ho fatto e avevo 10 volte tanto alla messa feriale i parrocchiani che avevo invece prima e dopo la pandemia, ma in quei momenti lì era anche un modo di ritrovarsi, un modo di dare una parola di speranza, di sentirsi un po' parte di una comunità nel momento in cui eravamo tutti chiusi in casa. Poi terminata la pandemia, devo dire che non ho più continuato, e magari nei momenti forti ho continuato invece a mandare un messaggio sul Vangelo in Avvento, in Quaresima oppure in altri momenti. E poi le cose evolvono anche velocemente da questo punto di vista. Poi da poco ho cambiato la parrocchia, quindi sto ancora un po' prendendo le misure adesso. Relazioni, no? Che vengono sempre prima e poi arrivano anche dopo. Si torna sempre lì, come lei diceva, quelle vere, autentiche, dove ci si stringe anche la mano ora che si può.
Grazie Don Giovanni di essere intervenuto in questa nostra trasmissione, di averci aiutato a provare a fissare alcuni punti di questi temi che sembrano destinati agli addetti ai lavori o agli smanettoni, no? A quelli che in rete ci sanno fare. Io credo che invece siano importanti un po' per tutti, perché appunto anche il mondo digitale ormai è un ambiente, non solo uno strumento. Grazie allora e buon lavoro, Don Giovanni. Grazie. Noi proseguiamo adesso facendo un passo indietro e tornando a Chiavari, dove la mattina, in occasione della memoria di San Francesco di Sales, gli uffici per le comunicazioni sociali delle diocesi di Chiavari e di Genova e Uxi Liguria hanno assegnato i premi giornalistici per quest'anno. Iniziamo con le interviste che abbiamo realizzato con Rossella Galeotti e Marco Delpino, che hanno ricevuto i premi per quanto riguarda la diocesi di Chiavari. Che importanza ha veder riconosciuto a volte anche con una targa semplice il proprio impegno nella propria professione? Ma intanto non è la targa semplice, ma il suo significato. E dopo 29 anni di professione, quando appunto ho cominciato, per me è un riconoscimento molto importante, perché proprio anche la motivazione è non meglio di quanto avrei potuto desiderare. Il discorso del cuore, che è al centro anche di questo tema di quest'anno, che abbiamo affrontato anche questa mattina, in cui mi riconosco proprio perché nel racconto delle piccole storie quotidiane dei luoghi dove cerco di consumare le scarpe, il rapporto umano e cercare di esprimere proprio anche il senso di comunità di questi luoghi è veramente la soddisfazione maggiore, credo, per quanto riguarda il mio carattere, che io possa avere. Quindi io devo ringraziarvi tantissimo per avermi emozionata. Marco Delpino solitamente consegna i premi, ecco. Diciamo che questo è anche un riconoscimento a promuovere un certo tipo di giornalismo, un giornalismo di pace, un giornalismo che va alla ricerca della verità. Beh, questo sì, indubbiamente mi ha fatto molto piacere questo riconoscimento. Certamente è una tappa verso il traguardo della vita, però è a furia di fare tante piccole tappe che si conquista la libertà e si conquista il diritto alla parola. È stato ribadito oggi, molto importante il diritto alla parola in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, in un momento difficile in cui si parla di odio, si parla di guerra, si parla pochissimo di pace, e quindi portare avanti questi temi, questi concetti, anche l'aspetto ambientale che ha la sua importanza, perché anche l'ambiente significa pace, significa guardare al futuro non soltanto per noi, ma per i nostri figli, per i nostri nipoti, per il domani del mondo. Ora vediamo le interviste che abbiamo realizzato con Don Silvio Grilli, direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Genova, e con Paolo Cerruti. Perché? Perché la giornata di mercoledì 15 febbraio è stata dedicata a Laura Ferrero, indimenticata presidente ligure dell'Uxi e giornalista del Cittadino di Genova, indimenticata nostra amica e collega. Alla sua memoria è stato assegnato il premio, che è stato consegnato a Chiavari la mattina. E allora sentiamo queste interviste. Allora, Laura ha servito la Chiesa genovese, come si legge nella sua motivazione, con professionalità e generosità, ma possiamo dire che è stata un po' un'amica per tutti noi, aveva a cuore proprio l'amicizia e i legami di affetto. Sì, Laura era questo. Io dicevo spesso a sua mamma che Laura, e l'ho anche scritto in un ricordino che abbiamo fatto per lei, erano fortunate le persone che la incontravano, perché lei ci teneva tanto all'amicizia, alla condivisione, e questo lo portava sia nel lavoro quotidiano e sia al di fuori del lavoro. Quindi per lei veramente la famiglia in senso allargato, quindi con gli amici, era la cosa più importante. Questo ha anche insegnato tanto a me negli anni, nei oltre 20 anni, 23 ormai che siamo stati insieme, e sicuramente
un po' a tutti noi che l'abbiamo conosciuta, ha migliorato il nostro comportamento e ci ha abituato a tessere amicizie e condivisioni che poi appunto, come dicevo prima, anche portato nel lavoro, cercando di mettere insieme anche le varie testate, Luxi, Telepace, Il Cittadino. Ci ha fatto incontrare, conoscere, approfondire quantomeno la nostra conoscenza, Don Silvio. Laura ci manca e tanto, sia in redazione che nella diocesi, perché aveva fatto anche corsi di teologia per essere più capace di parlare della Chiesa, ed era per noi un punto di riferimento non soltanto al cittadino ma alla diocesi, perché era apprezzata da tutti in quanto era preparata a svolgere una testimonianza attraverso il giornalismo della storia della vita, dell'attualità, delle realtà più importanti della comunità diocesana genovese. Non la dimenticheremo mai. Quest'anno il Papa ci invitava a parlare col cuore, ecco, direi che questa comunicazione di cuore veniva fuori da Laura, ed è un impegno che noi tutti, mezzi di comunicazione cattolica, ci assumiamo per portare avanti, in tessere nuove relazioni. Certissimamente, lei amava parlare non soltanto della Chiesa genovese, ma stava a cuore anche essere un punto di riferimento a servizio di tutti quei giornalisti che fanno il loro lavoro da un punto di vista cristiano, perché si creasse una comunione di intenti, si potesse lavorare insieme e crescere insieme e camminare insieme, come ci invita a fare il Sinodo. Da credenti noi pensiamo che queste relazioni non si interrompano mai. Credo che la presenza si percepisse anche questa mattina di Laura in un'altra dimensione. Sì, non è semplice perché la mancanza è forte, però è vero che lo si vede tra le amicizie, tra i colleghi di lavoro, che Laura è stata veramente tanto e continua ad esserlo, e devo dire che anche nel comportamento quotidiano senti che ti muove, perché poi questo suo modo di essere lo sapeva trasferire benissimo, ecco. Alcuni appuntamenti prima di concludere. Iniziamo con Genova. Sabato 18 febbraio alle 10:30 alla Sala Quadrivium riprende il percorso diocesano di formazione sociopolitica, con incontro con Monsignor Luigi Molinari, direttore dei Cappellani del Lavoro. Il tema sarà la questione del lavoro fra criticità e prospettive per quanto riguarda la città di Genova. Ripetiamo l'appuntamento, sabato 18 febbraio alle 10:30 alla Sala Quadrivium. Ad Arenzano, il 23 di febbraio, al Santuario del Bambino Gesù, si terrà un incontro, un convegno sul tema la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nell'ambito ecclesiale, organizzato dalla Regione Ecclesiastica Ligure. I lavori avranno inizio alle 10, ci sarà il saluto di Monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga Imperia e delegato della Conferenza Episcopale Ligure per la tutela dei minori e le persone vulnerabili. Seguirà la relazione di Gottfried Ugolini della diocesi di Bolzano-Bressanone, che è membro della presidenza del Servizio Nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana. Ci sarà poi spazio per riflessioni e per domande di approfondimento. Alla Spezia, all'oratorio di Maria Ausiliatrice, sabato 18 febbraio a partire dalle 17, incontro testimonianza con l'attrice Beatrice Fazzi, organizzato dall'Ufficio per la Pastorale Familiare. Ci sarà la Santa Messa alle 17, appunto presieduta dal Vescovo Ernesto Palletti, seguirà la testimonianza e poi la cena. La serata si concluderà con un concerto. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.